Benvenuto amici di Fannerate, benvenuti alla Stella Azzurra, dove per la 13ª giornata di Serie A andrà in scena la sfida tra gli Hammers e il Football 8. Cristian batte veloce Severini all'indietro verso Dio ci aiuti con il destro ed è un gol fantastico, pallone che finisce all'incrocio dei pali, 1-0 degli Hammers, ma che bel gol di Dio ci aiuti. Pallone verso De Angeli. De Angeli, il disimpegno sbagliato, la palla che giunge a Severini, Severini può mirare alla porta e c'è il 2-0, il sinistro chirurgico di Patrizio Severini, 2-0 degli Hammers. Pallone all'indietro verso Fabrizio, Fabrizio perde palla sulla questione di Cristian Severini, da questi a Mellaro, Mellaro davanti al portiere, la porta è sguarnita e salva Fabrizio, che occasione! Pallone in avanti del Football 8, Gianna viene fermato, riconquista il pallone Cardelli che va con il destro, Pasquali forse con il braccio, l'arbitro non fischia ancora, Cardelli, il 2-1, l'ha voluto e l'ha cercato, con rabbia Cardelli, 2-1, accorcia la distanza il Football 8. Pallone gestito da Cardelli verso Gianna, Gianna si gira, pallone verso Bud, Bud all'indirizzo ancora di Cardelli che spara al lato. Pallone gestito da Liberti, Liberti si appoggia su Bud, Bud se la sposta sul destro, Bud una deviazione e c'è il due pari, il pareggio meritatissimo del Football 8 col suo uomo migliore, Bud. Pallone di fuoco all'indirizzo di Bud, Bud prova il destro, Ponzelli si allunga, poi Liberti e c'è il 3-2, il 3-2 del Football 8, rimonta completata per i ragazzi in maglia viola, 3-2 Football 8. Pallone gestito da Vilcu, Vilcu all'indirizzo di Aliberti, Aliberti una finta, poi ancora dentro per Vilcu e c'è il 4-2, ora la strada è tutta in discesa per il Football 8, a segno anche il capitano Vilcu. Calcio di punizione, andrà a fuoco alla battuta, è uno schema dietro per Cola che con il destro batte ancora Ponzelli, 5-2 Football 8, anche il neutrato Cola a segno. Mischia in area del Football 8, Fabrizio allontana, pallone verso Gianna che può partire in contropiede, Gianna gestisce il contropiede, pallone all'indietro, poi l'errore di Cristian e c'è l'appoggio per la doppietta personale di Vilcu, 6-2 del Football 8 che completa la rimonta e sorpassa definitivamente gli Hammers. Ponzelli va a rilancio con le mani, il colpo di testa di Gianna e proprio in questo momento arriva il triplice fischio dell'arbitro che sancisce la fine del match, ennesimo risultato utile consecutivo per il Football 8 Roma Nord, altra sconfitta per gli Hammers, questa volta però non meritata. Oggi ci eravamo contati, eravamo in 8, siamo andati in vantaggio 2-0, stavamo facendo una bella partita, poi una distrazione, un fallo che pensava fosse mano, invece l'arbitro ha lasciato correre e abbiamo preso il gol del 2-1, il 2 pari, poi è andata come è andata, diciamo. Di certo quando ci hanno lasciato più spazio noi con la nostra maggior qualità tecnica siamo usciti, siamo contenti perché questo è il quinto risultato utile di fila, il quarto da quando abbiamo cambiato allenatore, siamo arrivati a un certo punto del campionato dove dovevamo vincere per agganciare il treno delle squadre che stavano in testa, oppure se oggi non avessimo fatto i tre punti saremmo rimasti nella mediocrità.